Città Sant'Angelo Music Festival è giunto alla sua terza edizione invernale, iniziata a gennaio con il balletto, con la partecipazione del corpo di ballo del balletto di Pescara, che si concluderà il 5 giugno con l'orchestra di archi del Città Sant'Angelo Music Festival e il clarinetto solista di Gabriele Mirabassi. Siamo qui nel Teatro Comunale di Città Sant'Angelo, dove è appena finita la prova generale dell'opera lirica La cambiale di matrimonio di Gioacchino Rossini. Quest'opera fa parte del cartellone 2022 del Città Sant'Angelo Music Festival all'interno appunto del Teatro Comunale ed è l'unico titolo lirico all'interno della nostra stagione. Quindi vi invito veramente caldamente a venire a teatro sabato 28 alle ore 21 per la prima e domenica 29 alle ore 18 per la seconda rappresentazione di quest'opera, che è un'opera che Rossini scrive appena diciottenne, quindi è un'opera veramente fresca, allegra e gioiosa. Oltre all'orchestra del Città Sant'Angelo Music Festival, sul palco troveremo un cast di giovani e nei ruoli femminili di Fanny e Clarina, due allieve delle classi di canto del Conservatorio di Pescara, vincitrici dell'audizione. E con il regista Davide Kerstic abbiamo deciso di ambientare l'opera ai nostri giorni, quindi sono sicuro che vi divertirete, ma non solo, vi lascerà anche molti spunti di riflessione. Per questo vi aspetto tutti quanti in teatro. Presenti le scuole dell'omnicomprensivo Spaventa di Città Sant'Angelo e delle scuole medie di Cappelle sul Tavo per tre matinée a loro dedicate. Lo stesso voglio almeno, lo stesso voglio.